Bene, salve a tutti ragazzi, qui Axo24 e benvenuti a questa quinta parte della mia guida Pokémon Oro e Heart Gold. Dunque, ci eravamo lasciati qui alla Torre Sprout, dovevamo sfidare l'ultimo dei saggi, ovvero l'ultimo dei monaci, ovvero il saggio. Dunque, sì, abbiamo qui lava a livello 14 e sta proprio per salire a livello 15 e quando proviamo ad avanzare qui vediamo che c'è Silver, ovvero il rivale, e l'anziano. Silver ha appena battuto l'anziano e quindi è costretto a dargli la MT di Flash. Tuttavia, lui lo insulta Silver e continua a dire che i suoi Pokémon sono scarsi. Infine usano la fune di fuga e se ne va via. Noi prendiamo lo strumento qui che è appunto una fune di fuga e sfidiamo anche noi l'anziano. Le persone e i Pokémon mettono alla prova il loro legame, costruendo un futuro radioso. Io sono la prova finale. Fammi vedere quanto è solido il legame fra te e i tuoi Pokémon. Ed ecco che parte la sfida. Vico anziano, avevo ragione. Sì, perché alla fine della scorsa parte volevo sapere che mi chiedevo se si chiamasse Vico o Vito, e avevo indovinato, era Vico. Quindi, è molto più forte degli altri saggi, però forte per modo di dire. Perché tuttavia sempre Pokémon fra il livello 7 e il livello 10. Intanto, dopo comandato KO in un colpo Bellsprout, qui lava sale al 15 e lui vuole mandare Wutut. Lui manda Wutut e io voglio provare a mandare Wutut, se non sbaglio, è normale volante. Sì, esatto, è di tipo normale volante. Io mando Wooper senza un preciso motivo. Solamente perché l'ho solamente allenato offline, non l'avete ancora visto lottare voi. Quindi direi di utilizzare una pistola acqua. Lui usa beccata e non ci fa un buon danno. Ok, io qua uso pistola acqua e gli faccio un danno piuttosto poco consistente. Lui manda Bellsprout perché vuole pwnarmi, ovviamente. E in effetti, però io faccio colpo di fango. E sono sicuro che posso mandargli KO anche Bellsprout. Peccato, peccato, ce l'avevo fatta. Bellsprout usa frustata, ma non può mandarmi KO con una frustata, esatto. Era troppo scarso per mandarmi KO con una sola frustata. Quindi io mando KO il suo Bellsprout e direi di rimandare Quilava, visto che è l'unico con cui posso batterlo. Cambia Pokémon e manda Quilava. Ok, sì, in questa parte sfideremo anche il capo palestra, nonostante sia iniziata con un'altra lotta. Quindi questa è un po' una parte di lotte, diciamo. Con un braciere riesco quasi a mandare KO Wutut e per fortuna lui missa ipnosi. Io faccio di nuovo braciere e questa volta va KO. Bene, riceviamo 123 punti esperienza e abbiamo battuto Vico anziano. Quindi 1200 poche dollari non sono male. E sì. Questa volta lui ha convinto di noi, non come Silver che era stato maleducato, diciamo, e lui non era contento di Silver. Inoltre ci dà la MT di Flash e lui ci parla dei suoi bellissimi Bellsprout, guarda proprio Bellsprout di qui, Bellsprout di là. Usiamo una fune di fuga e ce ne andiamo da questo posto. Ok ragazzi. Ora devo andare a curarmi i Pokémon. Ok. Sì. Ecco qui, direi che siamo pronti per sfidare il capo palestra. Va bene. E la palestra è qui sopra. Valerio userà Pokémon di tipo volante e avrà un Pidgey e un Pidgeotto. Tuttavia, qui davanti troviamo due allenatori che avranno anche degli Spearow. Quindi ora io vado direttamente davanti al capo palestra, faccio una pausa e poi lo sfidiamo dopo. Scusate. Ecco qui, così. Bene, ho battuto gli allenatori e sono pronto a sfidare Valerio. Dunque, metto come primo Pokémon Zubat, che ho già usato in queste lotte.
Così lo faccio salire un po' di livello anche lui. Tanto il primo Pokémon di Valerio sarà Pidgey e quindi lo potremo battere velocemente. Alcuni di voi si staranno chiedendo perché non ho catturato Merip. Merip è la pecorella di tipo elettro, per chi non lo sa, che poi diventa Ampharos. Semplicemente perché non l'ho catturato, perché è troppo usato nelle guide. Non vedo mai una guida che non ci sia Merip in squadra, o Ampharos ovviamente poi. E come Pokémon di tipo elettro, non lo so, non so se prenderò un Pokémon tipo elettro. Ve l'ho detto, sono un abbozzo della squadra e Merip non ne fa parte. Quindi con due attacchi morso riesco a mandare KO Pidgey e Zubat sale a livello 14. Ora, la prossima scelta di Valerio sarà Pidgeotto e questo potrebbe essere un po' più impegnativo, mi pare sia di livello 13, esatto. E conoscerà le mosse Trespolo, Azione, Attacco Rapido e Raffica. Vediamo subito che usa Raffica. E un danno consistente ci rimanda a casa il brutto colpo che abbiamo fatto prima e l'attacco morso non gli fa niente, quindi io oserei un super suono per provare a confonderlo, magari potrebbe essere una mossa vincente. Zubat ovviamente fallisce. Vediamo, sì, ho 13 pozioni, quindi queste mi serviranno. Uso una pozione su Zubat e lui usa di nuovo Raffica. È convinto, me lo deve mandare KO, è sicuro di questo. Va bene, io continuo a provare il super suono, così magari lo confondo, può essere una mossa a mio favore. Vai, perfetto, riesco a usare super suono. Siccome ha una precisione piuttosto bassa, non mi ricordo quanto, mi pare 70 o 60. Aspettate, si può sempre controllare. Quindi Zubat mostra mosse, super suono, precisione 55, ancora più bassa di quanto pensassi. Quindi morso, Pidgeotto è confuso, è così confuso da colpirsi da solo, perfetto. Usiamo morso e di nuovo Pidgeotto nemico è confuso, è così confuso da colpirsi da solo. Zubat usa morso e non lo manda KO sfortunatamente. Pidgeotto nemico è confuso, Pidgeotto nemico usa azione, aia, questo potrebbe far male, invece no, Zubat vince. Quindi questo capo palestra è battuto, abbiamo mandato KO anche il suo ultimo Pokémon. Zubat riceve 313 punti esperienza, che non sono pochi, e abbiamo avuto la meglio su Valerio capo palestra. Vinciamo un sacco di poche dollari, 1560, sì. E Valerio, vediamo. No, gli amati Pokémon di mio padre. Va bene, bisogna sapere accettare la sconfitta, devo darti qualcosa. Ecco la medaglia della Lega Pokémon, come prova che hai fatto furore in questa palestra. E riceviamo da Valerio la medaglia Zefiro. Dunque, sì, il nostro scopo era proprio raccogliere le medaglie in giro per le palestre della regione di Johto per diventare un giorno campioni della Lega Pokémon. E questo è il primo passo su 8 verso la Lega. Quindi, la prossima medaglia la troveremo nella prossima città e dalla prossima parte questo sarà il nostro obiettivo. Inoltre, otteniamo la MT di Trespolo, con la quale possiamo recuperare metà dei PS massimi. Penso che la insegnerò a Zubat, ma per ora me la tengo, visto che non ne ho affatto bisogno per ora. Quindi nella prossima parte ci avviamo verso Azalina, che è la prossima città, però ce ne sarà di strada da fare prima di raggiungere Azalina. E prima di chiudere questa parte vediamo che uscendo dalla palestra ci sarà una chiamata urgente dal Prof. Helm e ci dirà che ha scoperto qualcosa sull'uovo. Quindi dobbiamo andare a prendere il Pokémon Market, l'uovo lì. Vi ricordate l'uovo mistero che abbiamo preso da Mr. Pokémon e abbiamo portato a Helm? Ecco, è arrivato il momento di prenderlo noi. Dunque, sì, se vedete che sto giocando di notte, sì, sto giocando di sera, ragazzi. La città è molto bella di sera. Buonasera, Seiax, vero? Tua madre mi ha dato una cosa da consegnarti, ecco. E otteniamo una super pozione, non dovrebbe avere nient'altro. E questo qui invece è l'assistente del Prof. Helm, ve lo ricordate? Quindi, vuole che alleviamo quest'uovo di Pokémon. Non vi dico che Pokémon c'è nell'uovo, vabbè, lo saprete tutti, immagino. Però, ragazzi, ve l'ho già detto, io voglio fare una guida senza spoilerare nulla, come se fosse per chi non sa niente. Quindi, chi lo sa, se ne stia zitto. Dopo un certo numero di passi l'uovo si schiuderà e sapremo che Pokémon c'è all'interno. Va bene.
La prima medaglia è nostra e quando usciamo da questo Pokémon Market dopo aver preso l'uovo ci sarà una Kimono Girl che rifà riflessioni proprio così a caso, random, sul nostro uovo. Dopodiché se ne va. Ed è ciò che faremo anche noi. Tuttavia è ciò che faremo noi nella prossima parte, ragazzi, perché per questa sesta parte è tutto. Aspetta, un momento, non è la sesta parte, questa è la quinta parte. Quindi noi ci vedremo nella sesta parte, ho sbagliato. Da Axo24 è tutto. Ciao a tutti.